No, no, la, la verità era non per un fatto personale, però voglio dire all'illustre correlatore che quando io parlo delle leggi costituzionali non manco di rispetto alle istituzioni, io sono un uomo delle istituzioni, ecco. Io parlo delle leggi che sono pessime e che ci riducono alla miseria e sono a favore delle multinazionali. Vedi lo sblocco Italia, vedi il Jobs Act, vedi, vabbè, comunque, quello che ci tengo a precisare è che io sono uomo delle istituzioni, ho avuto tra le mani per 9 anni la Costituzione repubblicana, penso che la nostra salvezza sia nell'attuazione della Costituzione. Per quanto vorrei foro fare un invito agli illustri relatori, la distinzione che fa Villone è validissima. È una cosa è il vizio di costituzionalità, una cosa è l'invasione di potere, il conflitto tra poteri, il conflitto di attribuzioni. Però io vorrei invitare tutti a osservare questa cosa. Siete proprio sicuri che nel caso della legge elettorale non ci sia coincidenza tra le due cose? Perché quando il Parlamento va a stabilire come deve votare il cittadino per eleggere lui, per eleggere i parlamentari, nel momento in cui viola la Costituzione, cosa viola? Viola quei paletti che ha messo il Costituente per garantire la libertà di voto del cittadino, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Quindi io credo che sia doveroso, anche per l'Accademia, fermare un attimo l'attenzione senza prendere i dogmi che ci sono già stati e sono stati elaborati e stabilire in concreto se per quanto riguarda la legge elettorale non sia ammissibile, io non ho studiato esattamente questo problema, però lo pongo come problema, se sia ammissibile che nel caso elettorale la violazione della Costituzione che tutela il diritto di voto del cittadino considerato come singolo e come membro della collettività ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, non ci sia nello stesso tempo una, come dire, un'invasione di potere, nel senso che il Parlamento fa le leggi seguendo gli interessi dei singoli partiti e non gli interessi generali di tutti i cittadini. Lo pongo come problema, ma mi sembra che forse vedendo più in concreto le cose, certi dogmi restano dogmi, ma non riguardano l'intero oggetto del diritto. Grazie.